secondo tipo, va bene? Un esempio tipico di una reazione del secondo tipo, ne vedremo due, è la seguente, avendo KMN uguale più H insieme, vediamo di divertirci un po' di meno. Che dà? Che dà? KCL più MN CL2 più acqua più CL2. Va bene? Allora, sistemiamo i numeri di ossidazione. Caso A, l'unico che rientra nel caso A, atomi da soli, è questo. La carica è 0, quindi come abbiamo visto, numero di ossidazione 2x uguale a 0, numero di ossidazione x 0. Tutti gli altri sono fissi, va bene? Non fissi, tutti gli altri sono da calcolare, sono dei numeri. Allora, K, dove si trova? Prima colonna, quindi più 1. Questo è meno 2. Quindi, siamo nella situazione più semplice, tutte e due fissi. Più 1 e meno 1. Non abbiamo neanche bisogno di calcolarli, ne avessero notato. Più 1 e meno 1 che cosa danno come risultato? È 1 per più 1. Più 1 per meno 1, la somma di 0, infatti sopra avete 0. Qui, di nuovo, più 1, meno 1, qui, meno 1. Allora, rompiamo il calcolo, io imposto l'equazione, spero che non ci siano dubbi nell'equazione di primo grado da risolvere. Questo per questo, più questo per questo, questo sarà x, più questo per questo, questo è un 4. Quindi avremo 1 per più 1, più, chiude la bocca, ha detto, 1 per x più 4 per meno 2 uguale a 0. 1 per più 1 1, x meno 8, meno 8 più 1 7, 4 di là, insomma, per fare il primo grado non abbiamo tempo per queste cose. Siamo d'accordo? La risolvo. E quindi cosa ottengo? Più 7. È chiaro a tutti? Adesso il manganese, c'è qualche problema? Il manganese è uno di quelli che è un agente ossidante per eccellenza, si riduce sempre con estrema facilità. Secondo elemento, ci piazziamo qua, come sarà l'equazione? 1 dice x, 1 per x più 2 per meno 1 uguale a 0, mi sembra ovvio che qui verrà più 2, giusto? Qui, l'abbiamo visto, sono tutte e due fissi, più 1 e meno 1, cioè scusate, meno 2, e siamo a posto. È chiaro, il primo passaggio l'abbiamo svolto. Adesso, noi guardiamo gli elementi che hanno cambiato il numero di ossidazione. Posso cancellare? Sì. Allora, che cosa avremo? Qui, potassio più 1 dappertutto. Qui, e quindi lo togliamo dai piedi. Manganese, come vi ho detto, il manganese e il cromo sono due agenti ossidanti per eccellenza, quindi voi avete che hanno cambiato il numero di ossidazione, da 7 a più 2. Ossigeno è sempre meno 2. Quindi lo togliamo dai giù. Idrogeno è sempre più 1. Adesso capiamo perché è una reazione del secondo tipo, il cloro ci dà dei problemi. Se non ci fosse questo, da meno 1 a 0 rimane tale qua, cioè scusate, da meno 1 a 0 che cosa fa? Si ossida, giusto? Sì. Ma perché dai 0 c'è 2x uguale a 0, risolvi. Quanti atomi hai? 2. Numero di ossidazione non lo conosci, x. 2 per x uguale alla carica. È un atomo isolato. Io avevo detto, per isolarli avete tre possibilità. Li vedete, vedete? Allora, ho detto, se
se non ci fosse questo sarebbe un'equazione del... Poi cosa stiamo facendo? Niente, ho sistemato. Allora, se messo a fuoco, questo proprio elemento sarebbe un'equazione bilanciata del primo tipo. Invece, a causa di questo, un'equazione del secondo tipo. L'equazione del secondo tipo che cosa vuol dire? Voi avete un elemento che un po' cambia, va bene? Che un po' rimane tale e quale. È chiaro a tutti? Sì o no? Benissimo. Allora, per adesso ce ne freghiamo di questo. E procediamo normalmente. Procedere normalmente, quindi che cosa facciamo? Manganese, la più 7. A, più 2, quanti elettroni sono scambiati? Più 7. Quanti elettroni sono scambiati? 5, lo vedete bene, 1, 2, 3, 4, 5, giusto? Siamo d'accordo? Sì. Quindi, più 7 meno 5. Da questa parte 5 elettroni meno. E ci importa, interessa moltissimo. Silenzio! Seconda possibilità. Silenzio! Ho detto, cloro, che cosa fa? Un po' cambia, un po' rimane tale e quale. Giusto? Sì. Quando cambia, da meno 1 diventa 0. Sì. Quindi avremo. Meno 1, carica negativa presente già prima, per bilanciare. Prof, ma là c'è scritto CL-1, CL-1 e poi 0. Esatto, che cosa ho detto? Un po' cambia, un po' rimane tale e quale. Reazione del secondo tipo. Quindi avremo, per adesso me ne frego di questo, e calcolo il primo all'ultimo senza tante storie. Quindi da meno 1 a 0. Quanti elettroni devo aggiungere? 1, da che parte? Quindi qui che cosa aggiungerò? Più 1 elettrone. Giusto? Minimo comune multiplo. Allora, minimo comune multiplo degli elettroni 5 e 1, 5. Qui ci sarà 1, qui ci sarà 5. Adesso potete vedere subito che 1 e 5 non va bene perché questo è un numero dispari, giusto? Sì. Giusto? Sì. Dovreste, qui dovete mettere un numero che moltiplicato per 2 da 5. Siamo d'accordo? Sì. Un numero che moltiplicato per 2 da 5 è 5 mezzi e abbiamo detto che sarebbe un numero frazionario, non è, è bene non usarlo. 10. Quindi non useremo 1. Ma 2 10. 2 10. Adesso state bene attenti. Perché la differenza tra la reazione del primo tipo e la reazione del secondo tipo sta in questo. E cioè che con le reazioni del primo tipo, come quelle che abbiamo visto ieri, quanti coefficienti si fissano al primo colpo? 4. Chiaro a tutti? Sì. Quanti se ne fissano nelle reazioni del secondo tipo e nelle reazioni del terzo tipo che vedremo dopo? Se ne fissano solo 3, uno in meno. Perché? Allora, valutiamolo subito. Prima di tutto, il manganese fa cose stupide del calibro, un po' cambiare, un po' rimanere tale quale. No, il manganese non ci dà problemi. Manganese, quanti elementi dobbiamo avere? 2. Dove è messo il manganese? È messo qua. Quindi questo è a posto. Dove è messo anche il manganese? Qua. Quindi anche questo è a posto. È a posto. Giusto? Adesso nel cloro lo evidenzio bene. Voi che cosa avete? Cloro da una parte meno 1, dall'altra parte meno 1 e 0, giusto? Qual è quello che c'è? Meno 1 e 0. E 0. E qua. Qual è l'unico che potete fissare? Quello che è cambiato. 0. Perché non potete come prima, se non ci fosse questo? Voi che cosa avreste? Che questi due sono uguali, giusto o no? Questo e questo sono uguali. Ma perché non sono più uguali? Perché questo che cosa sarà? La somma di due, la somma di due terzi. E visto che questo è di
fissato, non potete fissare questo. È chiaro a tutti? No. Ho detto, ripeto, il cloro da meno 1 cambia e diventa 0 e un po' rimane tale uguale, giusto? Sì. Poi, attraverso lo scambio degli elettroni, potete sistemare questo. Più un elettrone. Due, in realtà, sì, un elettrone, poi ce ne vogliono due, giusto? Però, se fissate questo, perché non potete fissare quello prima? Perché quello prima è dato dalla somma di due termini, questo termine e questo termine, va bene? Questo lo potete, l'avete fissato? No. Quindi non potete sommare questo e questo e dare questo. È chiaro? Quindi quanti termini si fissano? Tre. Due del manganese e uno del cloro. Vediamolo. È più difficile dirlo che vedere. Cloro, quanti abbiamo detto che devono essere? Giusto o no? Sì. Posso cancellare sotto? Vi ricordate che il cloro devono essere due? Ve lo ricordate? Sì. Allora, dov'è l'unico che è cambiato? L'unico che è cambiato è qua. Quanti devono essere? Due. Perché siano due, metto uno davanti e è fissato. Ve lo vedete bene, io ve lo scrivo sopra così vedete. Se non ci fosse questo e questo, perché meno uno c'è due. Ma non dovrebbe essere 10? Sì, mi sono volevo vedere se stava per te. Allora abbiamo detto che devono essere 10, quindi qua metto 5. Bravo! Allora, quindi ho detto, quindi devono essere 10, giusto? Se non ci fossero stati questi due, che cosa avrei messo qua? 10. Va bene? Sì. Perché non lo posso mettere? Perché questo non è solo dovuto a quello che è cambiato, ma è anche la somma di questi due. Lo vediamo subito. Io scrivo 10 sopra, così vedete che se avessi messo da una parte e dall'altra sarebbe venuto un risultato sballato. È chiaro a tutti o no? Sì. Va bene? Quindi quanti ne ho fissati? 1, 2 e 3, giusto? E come si fanno a fissare gli altri? Attraverso l'elettro. Siamo tutti d'accordo? Quindi l'ultimo che si fissa è quello che cambia. L'unico che si può fissare è quello che cambia. Okay. Il primo perché lo fissavamo tutte e due le volte, perché cambiavano tutte e due. È chiaro o no? Allora facciamo l'elenco come al solito e avremo primo elemento K, secondo elemento manganese, ossigeno, idrogeno e cloro. Allora, allora, K, vi ricordo che io posso scrivere solo quelli fissati. 2? 2. K c'è prima? No, quindi 2. Dall'altra parte dove ho messo K qua e non è fissato. Punti di punti. Questa, come vi avevo già detto, è la situazione ottimale. Perché? Perché posso andare avanti. Automaticamente so che qui quanti devono essere? 2, 2. Perché se hanno 2, metto 2 qua è fisso. E io ho fissato questo, giusto? Poi andiamo avanti, manganese non c'è di nessun aiuto, ce l'abbiamo prima e ce l'abbiamo dopo, ma l'abbiamo già messo a posto, 2, 2, giusto? Sì. Poi idrogeno, non c'è di ossigeno, anzi prima c'è l'ossigeno. L'ossigeno ci permette di andare avanti. Quanti ne abbiamo prima? 8. Quanti ne abbiamo? 8. No, no. 8. Devono essere 8. Quindi qua davanti che cosa metterò? 8. Scusate, facciamo tutta la fila. Non lo so dall'altra parte quanti ce ne sono. Ma se sono 8 prima devono essere 8 dopo. E l'ho fissato. Giusto? Sì. Idrogeni. Quanti ne ho? Idrogeni all'inizio non ce l'ho, dopo lo vedete bene da qui, quanti ce ne sono? 16. 16.
quindi devono essere 16, perché siano 16, che cosa metto qua davanti? 16. E allora vedete che se io avessi messo 10 sbagliavo. Perché sbagliavo? Questo 16 da che cosa è dato? Dalla somma di 10, che sono quelli che sono cambiati, che avevano un numero di ossidazione 0, più che cosa? Ce ne sono altri 6 che invece avevano meno 1. Vedete, in tutto sono 16. Questi 16 hanno meno 1 come numero. Lo vedete bene? Questo meno 1, questo cloro, in tutto sono 16, qui invece meno 1. Di questi cloro 10 sono quelli che sono, 10 sono quelli che sono cambiati, hanno un numero di ossidazione 0, e 6 sono invece quelli rimasti tali. Avete visto bene o no? Quindi se io avessi messo 10 non sbagliavo. La regola quindi qual è? Che io posso fissare solo quello che è cambiato. Quindi invece che due termini ne posso fissare solo uno. È chiaro? Sì. E gli altri come saltano fuori dalle idee. Adesso facciamo sempre grado di libertà 0, non ho più la possibilità di variare nulla, e l'ultimo, questa vez c'è sempre, c'è sempre che l'ultimo deve venire automaticamente, non potete variare, quindi l'ultimo vi dà un indizio. Sì. La versione giusta, quanti ne avete? 16. Dall'altra parte ne avete 2 più 4 più 10, 4 più 10 più 10 le cariche, prof, le cariche qui non ci sono, ma se preferite 0 più 0 0 dall'altra parte, se non ci sono 0 più 0 fa 0, giusto? Quindi cosa avete? 2 per 0, 2 per 0, 8 per 0, 5 per 0. È chiaro a tutti? Vediamo ancora un esercizio. Secondo tipo. Era questo il secondo tipo. Vediamo ancora uno. Esercizio sempre secondo tipo. Allora, silenzio. Si sente tutto. Guarda che si sente tutto. Più. Più H2O3 pezza più NO3 preso due volte più, facciamoci una bella risata perché questo è il gas siderale, più H2O. Allora continuiamo. Silenzio. Numero di ossidazione del primo 0. Poi, sa velocemente, qui è più 1, qui è meno 1, giusto? Meno 1 per meno, scusate, più 1 e qui meno 2, sa, facciamolo più 1, meno 2. L'equazione come sarà? 1 per più 1 più 1 per x più 3 per meno 2 uguale a 0, giusto? Va bene? Risolvo e io trovo 5. Poi qui adesso avreste un problema. Il problema 9 volte su 10 si può risolvere agevolmente. Il problema in cosa consiste? Che qui avete due incognite. È chiaro? Però ho detto 9 volte su 10, se nella stessa reazione avete un pezzo che è perfettamente identico. Il mio 3 è perfettamente identico, giusto? Io posso utilizzare lo stesso numero di ossidazione. 9 volte su 10 questo funziona. Quindi qua che cosa sarà? Più 5 sarà meno 2, giusto? Sì. Quindi questo sarà x, 1 per x più. Quanti azoti ci sono? Vi ricordo che due che sono fuori. Silenzio! Il 2 che se fuori si applica dentro, quindi che cosa avremo? 2 per più 5 più 3 per 2, 6 per meno 2
uguale a 0, quindi la soluzione, qui viene 10, qui viene meno 12, meno 2, qui viene 1 per x, quindi più 2, giusto? Quindi qua sarà più 2. Qui, meno 2. Allora, prima di impostare il dato, vi cerchiamo anche di essere un po' più larghi. Qui li avete fissati, giusto? Meno 2 e più 1. Qui dovete impostare il dato, ma se ragionate, la struttura è dello stesso tipo, l'equazione sarebbe uguale a questa, giusto? Qui avete un elemento 2 vicino all'ossigeno, qui avete un elemento con il pedice 2 vicino all'ossigeno. Il numero di ossidazioni mi sembra ovvio, sarà lo stesso. Quindi risolvendo l'equazione chiamo che verrà più 1, se volete sviluppare l'equazione però. Okay. E chiamo a tutti? Allora, attenzione! Sa, allora, posso cancellare sotto? Avrò la seguente situazione. Va, cambia, e cambia senza altri problemi. Cambia e basta. Quindi lo evidenziamo. Poi, l'idrogeno è sempre uguale, quindi lo togliamo dai piedi. Poi, sa, togliamoci anche dai piedi subito l'ossigeno che è sempre uguale, giusto? Meno 2, meno 2, meno 2, meno 2. È chiaro o no? Adesso, che cosa abbiamo qua? Mettiamo via quello che non c'entra con la mia materia. Ho detto, avremo più 5. Qui, che cosa ci sarà? Più 1 e più 5. Quindi di nuovo, un po' è cambiato da più 5. Siamo passati a più 1, un po' è rimasto tale quale, giusto? Per risolvere questo esercizio chiariamo subito. Il rame non ci darà problemi, da una parte e dall'altra, giusto? Invece, per quanto riguarda l'azoto, N, che in combinazione anche qui c'è un 2, che cosa possiamo sistemare? Solo quello che è cambiato. Qual è quello che è cambiato? Dunque. 5 e 5 sono rimasti uguali, è cambiato 1. Solo questo, quindi io so, mi concentro e ho solo su questo. Avete capito bene o no? È chiaro a tutti? Sì. Quindi quanti ne fisso? 3. I 3 che fisso quali siamo altri? Le rame, che non ci dà problemi, e dell'azoto, solo quello che è cambiato, cioè questo. È chiaro a tutti o no? E il resto si procede normalmente. CU, quanti ne abbiamo? Numero 0, prima, dopo, ho detto più 2. Quanti elettroni scambia? Quanti elettroni scambia? Sì, 2. 2, da che parte? Da sì, questo qua si ossida. Poi, questo si ossida. M, quanti elettroni? Da 5, ho detto. Se ne freghiamo di quello che mi lascio tra i quali è diventato più. Quanti elettroni scambia? Quanti elettroni scambia da 5 a 4? Quindi 4. Allora, minimo comune multiplo. La possibilità sarebbe 2, 4 e 2, cui dovrei partire da 4 e 2 si semplificano. Se, quindi sarebbe 2, che cosa? 2 1, ma 1 di azoto di nuovo, quello che cambia sarà 2, giusto? Sì. Giusto o no? Sì, sì. Quindi 2 1 lo vedremo, non va già bene, passeremo subito a 4, giusto? Quindi avremo quanti atomi di rame? 4, e non ci sono problemi. Quanti atomi di rame qua? 4, e non ci sono poi quanti atomi di azoto all'inizio la 2 deve essere 2 all'inizio lo posso fissare
Perché nel secondo team, qual è l'ultimo? Solo dove cambia. Fissare solo quello che dà. Non mettiamo niente. Quindi mettiamo uno, e cioè lo sotto un tempio. Quanti ne ho fissati? 3. Va bene? Ok. Vedete subito che se io avessi messo il 2 qua, lo metto sopra per far vedere che avrei sbagliato, se avessi messo il 2. Va bene? Allora, rompiamo e lavoro. Ci sarà. Allora, elenco, vado. Idrogeno, azoto, ossigeno. Allora. Rame, quanti ne ho? 4 e 4. Giusto? Idrogeni, quanti ne ho? Non lo so da una parte e non lo so neanche dall'altra, quindi non lo carico. Giusto? Sì. Non sono sottolineati, quindi. N non è sottolineato. E dall'altra parte qui ne ho 2, 8 più 10. 2, totale 10. Quanti N devo avere? 10. Vedete che se io avessi messo qua, se io avessi messo 2, il 2 avrei sbagliato. E chiaro, tutti o no? Sì. Sì o no? Sì. Quindi andiamo avanti. 10. Ho sbloccato così facendo. Ho sbloccato l'idrogeno. Quindi quanti ne ho? 10. 10. Quanti ne devo avere? 10. 5. Non 5. E sono a posto. E ne ho 10. Adesso la prova del 9. Quanti ossigeni ho? 30. 30. Vedete che il 2 sarebbe sbagliato, ci voleva 10. 10 per 3? 3. 2, 6. Dopo quanti ne ho? 6 per 4? 18. 20? No, 24. 4 fa 24. Più, vi lascio la tabellina, più 1? Più, allora c'è qualcosa che non va, Silenzio! Rivediamo bene i calcoli. Ho detto. H, quanti ne ho qui? Stavo guardando N, qui ne ho 8 più 2 è 10. Quindi gli idrogeni azoti devono essere. A me viene sbagliato. Sì. Ma viene giusto, prof. 24 più 6 fa 3. 24, giusto, 24 più 1. Più 5 ancora. Più 5? Sì. Giusto. Viene giusto. È chiaro a tutti? Sì. Va bene o no? Cariche zero. Quindi, le cariche con la solita zero. Quindi, adesso vediamo un altro esempio, l'ultimo tipo di reazione. Si chiama, mentre questa in realtà non è catalogata, l'ho catalogata io, per aiutarvi, vediamo quella che si chiama reazione di dismutazione, va bene? Ok. Ok? E noi la chiamiamo reazione del terzo tipo. Chiaro a tutti? Sì. Allora, naturalmente io le ho classificate in tre modi, ma potrebbero esserci anche altre possibilità. Questi tre modi sono quelli che io ho considerato standard. Ok? Allora, silenzio! Allora, lasciatemi cercare una. Avremo per esempio la seguente. Visto che vi ho fatto due esempi senza le cariche, stavolta vediamo un esempio con le cariche. Avremo. Silenzio. Silenzio. Meno.
la coppe? Allora, viene per avremo viene e da solo il numero di destinazione 0. Quindi meno 2 più 1. 2 più 1 non ci sono problemi. Qui che cosa sarà? X. Qui sarà meno 2. Impostiamo l'equazione correttamente. Avremo 1 per x per x più 3 per meno 2 uguale a meno 1, quindi uguale a meno 1, giusto? Quindi meno 6 laggiù in fondo, mentre 1 gentilmente vada a prendere il cassetto. Io sto per finire, va bene, veloce. Allora metto, sviluppo questa equazione e cosa ottengo? Meno 6. Io ci meno 6, scusate, fa meno 6. Meno 6, lo porto di là, diventa più 7, 1 e 1 e 3, meno 6 uguale a meno 1, x uguale, porto di là, 6, meno 1, e cosa mi danno? Mi danno 5, quindi, qui quanto viene? 5, grazie pure, grazie, quindi, allora, siamo d'accordo con te? Qui, più 1, meno 2, questo, quanto viene? E da solo, carica sopra, quindi? Meno 1. Mettiamo con te? Sì. Allora, vediamo subito che l'ossigeno e l'idrogeno non ci dà nessun problema. Via, via, e anche lo stesso qua, che cosa avete? Di nuovo un solo elemento, ma che fa tutto, un po' sale, un po' si ossida, da 0 passa a 5. Ah, non abbiamo solo uno, solo più. Ne avete solo uno che fa tutte e due le cose. Questo si chiamano, queste reazioni si chiamano di dismutazione o di disproporzione. Quindi uno che aumenta una parte degli atomi da 0 passa a 5 sale, si ossida, e una parte si riduce da 0 diventa meno 1. È chiaro a tutti? Allora, io che cosa faccio? Non mi pongo problemi e faccio finta che siano 2, quindi scriverò due volte il problema, la volta. Allora, primo e secondo. Prima scriverò, provo, una parte da 0 passa a meno 1. La seconda, che cosa sarà? Da 0 invece passa a 5. Mi sono sbagliato, ho messo prima questo di quello. Va bene o no? Siamo tutti d'accordo? Allora, si prende sempre quello che... No, è lo stesso. Posso prendere da una parte, ho sempre lo stesso, che un po' si riduce, un po' si riduce. Mettiamo a posto gli elettroni. Per il primo 0 e dall'altra parte c'è meno 1. Quanti elettroni aggiungo? Più 1 da questa parte, quindi qua scriverò più un elettrone. Quindi scriverò questo, giusto? Giusto o no? Sì. Secondo? Dal 5. Dal 5, da 0 a 5, vuol dire che qua più 5. 5 cariche e aggiungerò 5 elettroni, quindi più 5 e meno. Giusto? Giusto o no? Sì. 5 e 1. 1 e 5. Allora, adesso l'unica cosa su cui dovete stare attenti è questo passaggio. Allora, perché voi lo potete vedere, ricopio qui da una parte, ricopio anche dall'altra, quindi qua che metto 5 e metto 1, va bene? Così lo vedete bene. Se non andasse bene, ma qui va bene, cosa dovete
Bene o no? No, perché l'ha scritto la quattro? Perché è una versione del terzo tipo, quindi è più comodo scriverlo da tutta due tiene su. Come? O questo rapporto più basso funziona? Se non andasse bene 10 e 2, ma anche da questa parte metterei 10 e 2. Va bene o no? Sì, sì o no? Sì. Allora, utilizzate bene le antenne. Che cosa devo fare? Esamino questo. Che cosa vuol dire? Che dove c'è meno 1, quanti devono essere? 5. Meno 1 è qua, quindi qua metto 5. Ed è a posto. È chiaro o no? Dove c'è più 5? Scusate qua. Metto più 1. Dove c'è più 5? Dove c'è 5? Metto 1. Dove è 5? Qua. Quindi mettere un 1, quindi sottolineo, giusto? Sì. Adesso state bene attenti tutti. Dall'altra parte c'è 0, ma lo 0 c'è sopra sotto, giusto? Quindi quanti devono essere? 5 più 1? 6. 6. Avete capito o no? Sì. No. Ho detto. Dove c'è? Devo mettere dall'altra parte. Dove c'è 0? Quanti ce ne sono? Qua ce ne sono 5. Ma anche qua che c'è 0 c'è 1, giusto? Quindi dove c'è 0 quanti devono essere? 5 più 1, 6. Dov'è lo 0 qua? Perché siano 6, c'è un 2 in basso, che cosa metto? La reazione di bismutazione, così come è stata fatta, è finita. È chiaro? Adesso che cosa dovete fare? Adesso diventa normale, però l'importante è che voi abbiate capito che con questa reazione di bismutazione quanti ne ho fissati? Quanti elementi ho fissato? Quanti coefficienti stechiometrici ci ho fissato? 3. E non più 4 come nel primo caso, esattamente come nel secondo, solo 3. Quindi avrò elenco, cancello il numero di ossidazione, tanto non mi servono più. Allora, state bene attenti, gli elementi sono 3 ma ho le cariche, vediamo, bromo, ossigeno, idrogeno, poi così aggiungo cariche. Ho provato a zoomare ma gli ho zoomato sulla faccia. Allora, cominciamo, bromo, non c'è di nessun aiuto, quanti ne ho? 3 per 2, 6. Dall'altra parte quanti ne ho? 1 più 5, 6. Ossigeni non lo so. Prima. Dall'altra parte qui quanti ne ho? 3. Ma purtroppo ce l'ho anche qui che non è fissato. Quindi puntini e puntini, quindi non posso andare avanti. Idrogeno non è fissato qua, quindi puntini e puntini. Non è fissato. Questa parte so che deve essere un numero moltiplicato per 2, quindi se non ho le cariche sono nei quali, ma le cariche ci aiutano. Allora, vi ricordo come si calcolano le cariche, il numero per la carica che c'è in alto. Qui quanta carica ho? 3? C'è qualcosa qua? No. Se non c'è niente vi ricordo che le cariche non è 1 ma 0. Quindi 3 per 0? 0. Qui non lo so. Stiamo attenti che sia meno 1, giusto o no? Siamo tutti d'accordo? Sì. Qui, quanta carica ho? 1 per meno 1? Meno 1. Meno 1. Qui non lo so, ma è 0, perché è 0? Qualunque numero sia quello che metto davanti, sopra c'è 0, sarà sempre 0, quindi qua sarà 0. Qui ho 5 e meno 1, cosa mi dà? 5. 5 per meno 1? Meno 5. Meno 5. Quindi qua ho meno 5, giusto? Sì. Allora, le cariche ho detto che erano qua, mi sembra ovvio che qua no, deve essere... Meno 5, meno 1, meno 6. Sopra. Sì, sì, è giusto. Qui c'era. Volevo vedere anche adesso se eravate a te. Adesso mi metto... Meno 5, meno 6, meno 1, meno 1, meno 5 fa meno 6. Dall'altra parte deve essere... Meno 6. Meno 6, giusto? Sì. Perché sia meno 6,
qui c'è meno 1, è ovvio che devo mettere 6, così qua verrà meno 6 e le cariche devono essere a posto. Adesso che cosa ho sbloccato? Sia l'ossigeno che l'idrogeno. Il primo che è l'ossigeno, quanti ossigeni ho prima? 6. Dall'altra parte, quanti ne ho? 3, qui quanti ne mancano? 3, quindi metterò un 3. Verifica, deve venire automaticamente esatta. Quanti idrogeni ne ho prima? 6. Dall'altra parte, quanti ne ho? 3 per 2? 6. È chiaro a tutti? Sì o no? Sì. Ok? È un'equazione. Quindi ricapitoliamo quello che vi aspetta per il prossimo compito. Così cominciate a prepararvi in questi giorni che avete di vacanza. Io vi metterò due coppie. Quindi con due coppie dovete farvi i sali. Sali significa le quattro reazioni della salificazione, meno che non ci sia l'idracido, in cui ne avete solo due. Quindi quattro reazioni di salificazione, se ci fosse l'idracido solo due, e in più, se è possibile, sali acidi e sali basi. È chiaro? E poi due, facciamo tre reazioni, una posso, tutti di un tipo diverso. Dipende da un sacco di fattori. È chiaro? Quindi cosa c'è nel compito? Saliti. Saranno sali da una parte i sali, con tutte le reazioni di salificazione, sali acidi e basici. Dall'altra parte ci saranno le reazioni da bilanciare. Queste le stesse, non più, vi darò delle altre reazioni. Prof, ma non ho capito, come abbiamo trovato le cariche? Da 3 per 0, 0. Ah. Quindi 6 per meno 1, meno 6. Però non è una fissata. Quindi la carica totale 0 meno 6, che cosa fa? 0. Meno 0 più meno 6. Meno 6. Meno 6. Quindi che cosa abbiamo? 1 per meno 1, meno 1. Qui non era fissato, ma se la carica è 0, comunque non era per 0, che cosa fa? 0. 0. 5 per meno 1, meno 1. E sommo da questa parte. È chiaro a tutti? Benissimo. Adesso vediamo l'esercizio a caso e, avendo preso questo esercizio a caso, vediamo se lo classifichiamo oppure no. Va bene? Allora, vediamo di classificare. Silenzio. Allora, questo è un esercizio molto strano e vorrei che mi diceste che cosa ha di particolare questo esercizio, se ci arrivate. Ok? Imparate anche a vedere non solo il calcolo, ma vedere la reazione di cosa vi dice. A me! Sicuramente non è. Zero, è solo per l'impronta digitale, sicuramente. 0 meno 2, quello che lei consente. Silenzio! Quanto a cammino? E da 2, scusate, io più o a cammino, che da 0 più o 2 più F meno. Silenzio, più acqua. Allora, che cosa trovate in particolare in questa carica, in questa reazione? Sveglia, esaminatela con attenzione gli elementi. Ci sono tante da sole. Non è una cosa particolare. Forza! Che cosa c'è intorno? Avete lo xenolo, che è un gas nobile che ha formato una molecola. Noi che cosa abbiamo visto fino adesso? Che non formano. I gas nobili non formano molecole. In realtà
i gas nobili più pesanti, quelli che si trovano in fondo alla tavola periodica, proprio obbligati, spinti, con catalizzatori, condizioni sperimentali portate al limite, possono anche formare delle molecole che però tendono a reagire a decomporsi, come succede qua. È chiaro? Sì. Allora, velocemente, penultima colonna senza l'ossigeno, meno 1. Questo lo devo calcolare, se qui è meno 1, ma se ne sono 2, la carica è 0, questo sarà più 2, sveglia. Poi, questo lo conosco, meno 2, più 1. Questo quanto vale? È da solo, senza carica, 0. Silenzio! Questo quanto vale? Bene, non vale meno 2 perché è da solo e se c'è la, non c'è carica è 0. Questo meno 1, questo più 1, questo meno 2. Allora, eseguiamo la verifica, vediamo subito che il cloro non fa niente di particolare che rimane. Invece, lo xenon è cambiato. Noi, che cosa abbiamo? L'ossigeno, meno 2, ma dall'altra parte che cosa abbiamo? Zero e meno 2. L'idrogeno, meno 1, non si dà problema. Questa reazione di che tipo è? Secondo. Secondo tipo. L'ossigeno un po' cambia, un po' rimane tale quale. Qual è l'unico ossigeno che è cambiato? Zero. Vi ricordo anche che sono due, quindi deve essere un numero fatto. Giusto? Velocemente. Allora, che cosa vuoi? Zero. Da più 2 si riduce e diventa 0. Quanti elettroni scambia? 2. Giusto? Sì. L'ossigeno da meno 2 diventa 0. Meno 2 significa così, perché si è posto dunque 2 elettroni dall'altra parte, giusto? Quindi più 2 elettroni. Quanti ne scambia? 2, quindi. Il rapporto deve essere 2 a 2, 1 a 1, ma leggiamo subito perché vi ho detto che c'è questo 2 e si giocherà sempre su numeri impari. Giusto o no? Giusto? Quindi di seno 2. Quindi 2 di seno e 2 qua, giusto? Sì. Io sì, perché quanti devono essere? 2. Ma posso fissare solo quello che cambiamo, questo. Che non c'è due. Giusto? Sì. A questo punto elenco e ho fissato. L'elenco sarà seno, ruolo, seno, ossigeno, idrogeno, carico. Dice, cosa c'è scritto? Seno o xeno? Seno, X-E-N-O. Allora, xeno. Allora, avremo xeno, quanti ne ho prima? Quanti ne ho? 2. Dopo, quanti ne ho? 2. Fluoro, quanti ne ho? 4. 4. Dopo devono essere 4, non è fissato, quindi è chiaro che devono essere 4 e sono andato avanti. Ossigeno, qui non lo so, dall'altra parte questo l'ho fissato e quindi sono 2. Però l'ultimo non è stato fissato e quindi non vado avanti. Idrogeni non lo so e non lo so. No. Quindi di nuovo si gioca tutto sulle cariche. Le cariche mi sbloccheranno. Cancello sotto, così evidenziamo solo le cariche, va bene? Quindi io vi ho detto. Avrò. Scusate, anche questa era stata fissata. Allora, quante cariche ho qua? 0. 2 per 0.
0, giusto? Qui non lo so. Dall'altra parte, qui quante ne ho? 2 per 0, 0. Quindi avrò 0, 1 per 0, 0. Qui quante ne ho? Meno 4. Qui non lo so, ma la carica è 0, quindi sarà 0. Quindi è chiaro che qua quanto dovrà essere? Meno 4. Quindi abbiamo fissato di qua meno 4. Di qua non lo sappiamo, ma deve essere meno 4. Giusto o no? Sì. Perché sia meno 4, visto che qui c'è meno 1, che cosa metterò qua? Venga! Qua. Quindi ho fissato questo. Ho sbloccato l'ossigeno, quanti ossigeni ho? 4. Lo so? Sì. Quanti ossigeni devo avere qua? Qui ne ho 2. Manca qui, devo averne ovviamente 2. Giusto? Sì. Giusto o no? E infatti ho tenuto 2. Adesso, l'ultima, la prova del 9, gli idrossidi devono diventare uguali, quanti ne ho qui? 4. E qui in ultimo quanti ne ho? 2 per 2, 4. È chiaro o no? Ok? Questi esercizi ci sono anche sul libro, se volete darci un'occhiata. Mi raccomando, riguardate gli esempi, se li avete capiti. Io direi, faccio ancora una lezione di esercizi. Magari ripassiamo i sali. Quindi guarda che ci vediamo, lunedì, martedì, mercoledì e vacanza. Ci vediamo venerdì. Giovedì c'è il laboratorio. Giovedì c'è il laboratorio. Se facciamo laboratorio niente, se no facciamo venerdì il compito, venerdì facciamo esercizio, lunedì dopo. Off. E lunedì dopo facciamo il compito. Ma proprio si fa venerdì il compito. No! 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 Hai spento? No!